Segretario, buongiorno, come sta? Ci abbiamo due questioni, una che la riguarda il segretario del Partito Democratico e una da amministratore. Sì. La Regione Lazio rischia di perdere 11 milioni di euro di un anticipo. Speriamo che non siamo stati truffati. Siamo andati dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per affrontare con lui gli sviluppi clamorosi dello scandalo Mascherina Gate. Indaga la procura per l'appalto fantasma da 35 milioni di euro della Regione Lazio. Di 7 milioni e mezzo di mascherine nessuna traccia, ma già pagati 11 milioni. La Regione Lazio si è impegnata ad acquistare 35 milioni di euro di mascherine con un incarico diretto, senza alcun avviso pubblico e con un anticipo di 11 milioni di euro affidati ad una ditta di lampadine, la Ecotec, che non ha mai gestito affari di questo tipo e di queste dimensioni prima d'ora. Che esperienza avete nel campo delle mascherine? A chi avete mai venduto mascherine nella vita? Come ha fatto la Regione a cascarci? Cioè, chi è che ha rapporti personali con la Protezione Civile? No, guardi che con me, caro mio, le parole le deve pesare. Ma ci sono gli ospedali scoperti. Non solo milioni di mascherine non sono ancora arrivate, ma la Regione le ha pagate ad un prezzo fuori mercato molto più alto di quello di un'altra offerta ricevuta dalla Regione, da noi ritrovata dopo che era sparita nel nulla e che il capo della Protezione Civile ha negato più volte di conoscere. Questo è il miglior prezzo che mi è stato mai praticato, delle mascherine 3M. La Regione ha comprato a 3,60 euro le FFP2 e 3,90 euro le FFP3 e nonostante ai nostri microfoni l'abbia negato, l'offerta scartata dalla Regione, di cui si erano perse le tracce, offriva sempre le stesse identiche mascherine a 2,53 euro. La differenza tra l'offerta scelta rispetto a quella ignorata darebbe vita ad un margine di circa 13 milioni di euro. Ma oggi scopriamo che ci sono altre cose che non tornano in questa storia. È comparso un nuovo preventivo che è stato mandato alla Protezione Civile, ma non è stato proprio preso in considerazione, non si capisce perché. Lavoro in Cina da 4 anni, a una fabbrica a Shenzhen, ho un contratto con il governo cinese e ci occupiamo di materiale medicale. Lui è l'imprenditore italiano Filippo Moroni, già noto alle cronache per i suoi progetti innovativi come la stampante 3D per smartphone. Ad oggi quante mascherine è riuscito a far arrivare alle istituzioni italiane? Le istituzioni italiane? Zero, sono però riuscito a farne avere milioni alle istituzioni americane e brasiliane. Perché in Italia Filippo Moroni non è riuscito a vendere nessuna mascherina? Sono andato umilmente attraverso il centralino alla Regione e poi sono andato fino alla Protezione Civile, in particolare all'ufficio di Tulumello, nella persona di Roberta Foggia. Ho parlato per circa una settimana, un dialogo surreale, quasi assurdo. Ho dovuto anche registrare a un certo punto queste telefonate perché mi sembrava veramente di parlare con un'entità metafisica. Salve, come siamo messi? Guarda, stiamo verificando con il direttore la parte dell'IVA, quindi giusto per capire meglio come funziona. Io quei documenti li ho già presi, non so se posso fare intanto qualche altra pratica, qualche pezzo di carta, no, roba, no, amministrativa. No, non anticipi niente, mi crea soltanto problema sulla posta che poi devo gestire. Si capisce che l'imprenditore, vista la situazione di emergenza, sta anticipando tutte quelle pratiche necessarie per portare in Italia milioni di mascherine, ma non ha ancora capito in che labirinto si è cacciato. Oltre 120 mail tra Protezione Civile Nazionale e Regione Lazio, io non ho mai ricevuto una risposta. Ho scoperto che gli appalti per oltre 30 milioni di euro sono stati assegnati a ben altre società con ben altri prezzi. Filippo Moroni sostiene di aver offerto il 19 marzo mascherine FFP2 a 1,89 euro al pezzo. Non si capisce perché la Regione Lazio preferirà altri 3 preventivi molto più costosi. Stiamo parlando in tutto di più di 4 milioni di mascherine comprati a prezzi quasi doppi rispetto all'offerta di Filippo Moroni. Ma com'è potuto succedere? Che un preventivo si perda ci posso anche stare, che 7-8 preventivi si perdano assolutamente no. Casualmente, tra l'altro, i preventivi più economici, anche perché io chiamavo quasi tutti i giorni la dottoressa Roberta Foggia, che a un certo punto mi ha addirittura minacciato di querelarmi per stalking per la quantità di telefonate che la riguardavano. Non è che proprio non stiamo facendo niente, quindi vabbè, io continuo a contestarmi di telefonate, però io a un certo punto la denuncio per i stalking. O la smette di mandarmi email in cui dite che ammazziamo solo noi e ci attribuisce la morte di persone in più. Vi scongiuro, superate la burocrazia che sta bloccando tutto. Ogni ora che passa sono decine di morti in più. È brutta da dire, eh? È proprio brutta. Cominciamo male se cominciamo così. Io mi sto facendo un culo che lei non ha idea. Io in questa mail la prendo e la porto a denunciarla, ok? In denunci, che le devo fare? Così, ricominciamo da capo. Nel caso i suoi esempi di consegna sono congrui alle nostre esigenze, la chiamiamo, ok?
Moroni proponeva consegna in 7 giorni, ma nessuno l'ha più richiamato. Poi le cronache ci hanno insegnato dove e come sono stati spesi questi soldi per preventivi ben più alti di valore per materiale che non è nemmeno arrivato in Italia. Eppure sentite come il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in consiglio regionale, racconti in maniera totalmente diversa quegli stessi giorni e circostanze. Fino al 20 marzo noi abbiamo ovunque cercato aziende che potesse darci un lume di speranza nel reperimento di dispositivi d'emergenza. La regione cercava disperatamente mascherine, mentre Moroni cercava disperatamente di vendergliele. È evidente che qualcosa non ha funzionato. Al di là delle offerte più competitive ignorate e sparite nel nulla, qui c'è un altro problema molto serio e riguarda gli 11 milioni di euro anticipati alla ditta Ecotec da parte della Regione Lazio. Il vice di Zingaretti, Daniele Leodori, in audizione in consiglio regionale, ha spiegato che ci sarebbero ben 3 polizze assicurative a garantire i soldi anticipati dalla Protezione Civile. Una con la ITC International Brokers e 2 con la Seguros DHI Atlas. Abbiamo garanzia dell'importo dato alla società Ecotec tramite una polizza fideiussoria assicurativa che ci garantisce l'importo che noi abbiamo consegnato. Ma lo stesso broker della società citata nelle carte della regione mette in dubbio l'esistenza di queste 3 garanzie. Loro sono perfettamente a conoscenza del fatto che io non c'entro più nel business, ho restituito il premio. Invece fanno 3 delibere le quali si basano su di me per dare la copertura a queste polizze e lì effettivamente mi sono messo in allarme. Cosa fanno questi qua? Io mi sono accorto che la compagnia che ha emesso le polizze, cioè questa Seguros Atlas DHI, non è una società di assicurazione. La società attualmente risulta dormiente. Scopriremo proprio in queste ore se gli 11 milioni di euro anticipati dalla regione torneranno davvero nella sua disponibilità. Intanto il mascherina gate si estende anche ad un'altra giunta regionale, guidata sempre dal Partito Democratico. Il governatore emiliano Stefano Bonaccini aveva versato un anticipo di 2 milioni e 600 mila euro. A fronte di quella montagna di soldi, la Ecotec avrebbe fornito solo tute, fanno sapere dalla regione. Mentre Lazio ed Emilia Romagna hanno dato anticipi milionari alla Ecotec, il Veneto di Luca Zaia giustamente ha detto: vedere mascherine, dare soldi. Perché questa differenza di comportamento? La regione Lazio rischia di perdere 11 milioni di euro di un anticipo. Speriamo che non siamo stati truffati. Se siamo stati truffati, chiederemo giustizia e spero che le Iene si schierino con eventuali truffati e non con gli eventuali truffatori. No, solo perché i truffatori, abbiamo segnalato, bravo, quello che bravo, c'è un problema politico, perché questa storia è successa anche in Emilia Romagna, che è un'altra regione amministrata dal Partito Democratico, non diventino i portavoce di Salvini società. Leghisti. Ma che c'entra i leghisti? Condannate i truffatori, non i truffati. Parla in tribuna, Zingaretti. No, lei difende i truffatori o i truffati? Io difendo gli interessi della collettività. E noi chiederemo però noi giustizia, è da settimane che vi segnaliamo come va sta cosa e fate orecchie da mercante. No, questo lo dice lei perché deve fare ora. No, io spero che le Iene si schierino del Partito Democratico degli eventuali ma più che denunciare che dobbiamo fare non dei truffatori. Ma abbiamo anche in Emilia Romagna è successa la stessa cosa e poi ci sono amici esponenti del Partito Democratico che hanno venduto queste mascherine. Segretario, ma 2 minuti le prende? 2 domande, capisco che c'è il coronavirus, perdiamo 11 milioni. Zingaretti, il presidente Zingaretti è scappato da casa, ma noi siamo venuti qui in regione e dietro una di quelle finestre si sta riunendo con i suoi. Presidente, siamo qua, presidente, 2 minuti, 2 domande. Presidente Zingaretti si è affacciato dalla finestra, adesso stanno chiudendo le tende. Peccato, perché sono tante le cose che non tornano e che gli avremmo voluto chiedere.